Lo sai che il vino che è nel bicchiere non deriva dalla stessa uva che ti mangi così, acino per acino? Anche se entrambi si chiamano uva, questi frutti sono abbastanza diversi tra di loro. Innanzitutto sono diverse le viti dalle quali questi frutti si ottengono. L'uva da vino infatti deriva dalla vitis vinifera, quella da tavola dalla vitis labrusca o vite americana. Sono due tipologie differenti anche per legge. Il vino infatti si può ottenere esclusivamente da uve provenienti dalla vitis vinifera. L'uva da tavola inoltre è caratterizzata da una buccia sottile e una polpa più soda e croccante, a differenza invece dall'uva da vino, che invece ha una buccia un po' più spessa e una polpa più succosa. Sono anche più numerosi i vinaccioli, vale a dire semi, che con quel tipo di buccia sono fondamentali nelle varie fasi di vinificazione. A cambiare in realtà è anche il gusto di queste due differenti uve. Quella al supermercato infatti è più dolce per il contenuto zuccherino più alto, in quanto le uve vengono raccolte a maturazione completa. L'uva da vino invece viene raccolta prima e ha una percentuale di acidità maggiore, e questo è un fattore fondamentale poi per l'invecchiamento e per la conservazione del prodotto. E tu la conoscevi questa distinzione? Hai altre curiosità legate al mondo del vino? Scrivicelo nei commenti.